Bene, continuiamo l'esplorazione della strada che ha portato alla relatività ristretta, quella di Einstein. E abbiamo visto la lezione scorsa che il principio, il concetto di relatività è molto anteriore a quello di Einstein. Risale in realtà ad Euclide. Il primo che ne parla del moto relativo è Euclide, dei Principia. Okay. Successivamente ne parla Galileo, okay. Per vie traverse arriva Galileo, e viene, per così dire, formalizzato, ecco, meglio, generalizzato nel testo scientifico probabilmente più importante della storia, che è il Principia Matematica di Newton, testo col quale nasce la fisica classica. Classico significa che non andrà mai fuori moda. Si usa ancora quel testo per costruire un edificio, per costruire un veicolo, per un sacco di cose è indispensabile la fisica classica, anche perché se non capiamo bene quella, non ha senso occuparsi di quella moderna. Okay? Un altro grosso capitolo della fisica, un altro pilastro, soprattutto se ci limitiamo, ci riferiamo alla fine del XIX secolo, è l'elettrodinamica, cioè tutto ciò che ha a che fare con la carica elettrica, che abbiamo visto è stato sintetizzato in quattro equazioni da Maxwell. Ora, oggi vediamo perché i due principi sono incompatibili, qual è il paradosso a cui porta e come viene superato. Abbiamo visto che il concetto di moto relativo nell'ambito della fisica classica è formalizzabile all'interno delle trasformazioni di Galileo. Che significa legge di trasformazione? È un insieme di regole con cui si passa da un sistema di riferimento a un altro. Per questo si intende con legge di trasformazione. Io descrivo un certo esperimento da un punto di vista, un altro lo descrive da un altro punto di vista. Come passare da uno all'altro prende il nome di legge di trasformazione. A cosa sono riferite? Sono riferite normalmente a sistemi che si spostano l'uno rispetto all'altro con velocità di moto rettilineo uniforme. Se questi sistemi di moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro, okay, sono inerziali, cioè se in questi vale il principio di inerzia, quindi se a un corpo è applicato un insieme di forze che dà risultante nulla, il corpo rimane nello stato di moto nel quale si trova, allora tutti i sistemi, abbiamo visto ieri il perché, danno la stessa descrizione della natura. Quindi le leggi fisiche hanno la stessa forma, la stessa espressione matematica in tutti i sistemi inerziali. Questo è il principio di relatività galileiano o classico, se preferite, perché se i sistemi sono in moto relativo uniforme, l'accelerazione che misura è la stessa, l'abbiamo verificato sperimentalmente, e quindi le forze sono le stesse. Ma tutto ciò che avviene in natura avviene perché ci sono le forze, perché ci sono le interazioni. Adesso il termine più moderno sarebbe interazione, perché esistono delle espressioni che ci dicono come oggetti diversi hanno effetto l'uno sull'altro. Questo meccanismo prende il nome di forza. Se le forze sono le stesse, la fisica deve essere la stessa, la natura deve essere la stessa. Ok? E quindi se è la stessa, non c'è modo fisicamente di distinguere un sistema di riferimento inerziale da un altro, sono tutti equivalenti. Posso solo stabilire se un oggetto si muove rispetto a qualcos'altro, non se si muove in assoluto. È tutto chiaro? Questo è il messaggio principale di tutta la fisica classica. Se dovessimo estrarre un unico principio da tutto quanto è contenuto nella fisica classica, che ha dominato la scena per 300 anni, prima di venire generalizzata, quindi non è una cosa da poco. Il principio è quello. Ok? Ecco, qui ci sono alcuni successi. Unifica i moti in cielo e in terra, legge della gravitazione universale. Spiega e interpreta il moto dei pianeti, dei
è il moto dei corpi sulla superficie della Terra. Interpreta la teoria cinetica dei gas, tutte le proprietà della termodinamica in termini microscopici. E quindi è una parte della fisica cruciale, un passo fondamentale nella comprensione della natura. Ma questa si scontra con, come dicevamo ieri, un altro grosso pilastro, con l'elettromagnetismo. Qui adesso non è necessario che io ve lo ripeta, abbiamo già visto l'introduzione, più o meno il percorso che ha fatto la teoria elettromagnetica, fino ad arrivare, alla fine del XIX secolo, alla sintesi di Maxwell. In che cosa consiste questa sintesi? Beh, tra l'altro, ecco qui, io ho messo le equazioni di Maxwell in forma differenziale. Questo strano triangolo rovesciato è una derivata in tre dimensioni. Si chiama operatore di D'Alembert. Ma insomma, questo è l'equivalente, l'avete visto in forma integrale, questa è la forma che viene usata tecnicamente. E raccolgono tutte le proprietà dell'elettromagnetismo, del campo elettromagnetico. Okay. Uno dei loro effetti, l'abbiamo anche visto anche se in velocità, è quello di predire l'esistenza di perturbazioni, cioè di alterazioni nello spazio e nel tempo dei campi elettrico e magnetico che si propagano nello spazio con una certa modalità tipica delle onde. Quindi queste equazioni comportano l'esistenza di onde. Okay, la cui velocità è calcolabile, predicibile sulla base delle cose che abbiamo visto, e vale 1 su il prodotto dei due coefficienti, permeabilità magnetica e costante dielettrica sotto la luce. La velocità della luce era nota molto prima di Maxwell, quando lui se l'è trovata davanti, era immediato concludere che quel tipo di onde potevano descrivere anche la luce, visto che la velocità è la stessa. D'accordo? L'esistenza delle onde predette in quel modo è stata predetta da Frank Hertz, quindi su quello non c'erano più dubbi. E quindi le equazioni di Maxwell permettono di unificare elettricità, magnetismo e anche ottica. Questo è un punto molto importante. Quando in fisica riesco a capire come funziona un processo, normalmente questo cosa significa? Significa che ne do una descrizione formale, matematica, quantitativa, che mi permette di andare in profondità nella comprensione del fenomeno e eventualmente, come in questo caso, di cogliere aspetti comuni a contesti molto diversi, come l'elettricità, il magnetismo e l'ottica, che a priori non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Ogni volta che unifico campi diversi, vuol dire che ho capito qualcosa di più. Come è stato con Newton, che cosa hanno a che fare in linea di principio il fatto che una mela cade e io la lascio cadere qui e che la Luna gira attorno alla Terra, sono a priori fenomeni totalmente diversi, invece sono aspetti diversi di uno stesso processo, la gravitazione. Ogni volta che unifico ambienti diversi significa che ho capito qualcosa di come funziona il mondo. E questa è una grossa, enorme unificazione, molto potente e molto importante. Ma è in contrasto con il principio di relatività galileiana. Per quale ragione? Beh, Newton e Galileo cosa ci dicono? Non c'è il moto assoluto. Quindi parlare di velocità non ha, in assoluto non ha senso. Parlo di velocità relativa, che qualcosa si muove rispetto a qualcos'altro. Invece, le equazioni di Maxwell mi dicono, guarda che le onde elettromagnetiche che esistono, sono state rilevate, si muovono a questa velocità e non mi dicono rispetto al sistema X o Y. Prevedono, se un qualcosa, un'equazione fondamentale, che mi prevede una velocità, qualcosa non funziona. Ora, la prima domanda che uno si fa è, ok, la velocità è 300.000 km al secondo, rispetto a cosa? Evidentemente, se ragiono in termini di ottica di relatività galileiana, dico, beh, allora se la velocità è questa, sarà questa nel sistema di riferimento in cui valgono le equazioni di Maxwell. Ok? Ed è immediato
rendersi conto, anche se non lo faremo tecnicamente, che se io applico le trasformazioni di Lorentz, di Galilei alle equazioni di Maxwell, le equazioni cambiano forma. E questo è un fatto importante, perché? Perché significa che queste equazioni che mi prevedono un processo che comporta una velocità, ok? La velocità non è la stessa in sistemi di riferimento inerziali. Se cambio il sistema di riferimento, la velocità dovrebbe cambiare e quindi le equazioni devono cambiare, perché altrimenti produrrebbero la stessa velocità. Quindi i due sono incompatibili, non so se sono riuscito a farmi capire. Facciamo un esempio molto semplice, ok? Se ragioniamo in termini di fisica classica, principio di trasformazione di Galileo, immaginate questo semplicissimo esperimento. Abbiamo, nella parte sopra vedete, un vagone con sopra un cannone che spara un proiettile. Il proiettile esce dal cannone con una velocità che dipende dall'energia chimica contenuta nella polvere da sparo. Quindi il cannone è in grado di sparare il proiettile a una determinata velocità iniziale, dipendentemente dall'energia chimica che ho nella polvere da sparo, e quindi la velocità iniziale, almeno con cui esce il proiettile rispetto al cannone, è determinata, diciamo che sia Vc, velocità rispetto al cannone. Se poi il cannone lo piazzo su un treno e faccio viaggiare il treno, ok? Per sapere che velocità misura uno che sta seduto o in piedi sulla strada o in stazione, devo usare la legge di combinazione delle velocità che abbiamo visto la volta scorsa, cioè sommo la velocità del cannone rispetto al treno e del treno rispetto alla stazione. E quindi rispetto alla stazione, se uno è fermo fuori del treno, misura Vc più V grande. Quindi misura una velocità del proiettile diversa rispetto da quella che il proiettile ha rispetto al cannone. Lo vede più veloce. Ok? Questo è abbastanza semplice da intuire. Siamo d'accordo fin qui? Ma allora dovrebbe, se vale il principio di relatività galileiano, lo stesso dovrebbe valere anche per la luce. Se invece di usare un cannone io uso una torcia elettrica, il principio è esattamente lo stesso. Le equazioni di Maxwell mi dicono, ok, quando tu accendi la torcia elettrica, produci delle onde elettromagnetiche che si muovono con velocità C, 300.000 km al secondo. Rispetto a cosa? Beh, come minimo rispetto al tizio che ha acceso la lampadina. Quindi se io sono a terra e vedo il tizio sull'auto che si muove, facciamo per dire, 15 metri al secondo, misurerò una velocità della luce rispetto al tizio che sta a terra più grande, perché dovrebbe funzionare esattamente come funziona col proiettile, se valgono le trasformazioni di Galilei, delle quali non abbiamo un motivo di dubitare. D'accordo? Quindi, però, in quel sistema di riferimento lì, quello del tizio seduto a terra, le equazioni di Maxwell vanno modificate. Perché se descrivo in quel sistema lì, dovrebbero prevedermi un'onda elettromagnetica che ha una velocità diversa da C, più grande. Ok? E invece non è così. Quindi, questa è la contraddizione. Nel sistema di riferimento del laboratorio o del tizio sulla macchina, dove accendo la lampadina e produco onde elettromagnetiche la cui velocità è C, okay, quel sistema di riferimento è un sistema di riferimento assoluto. Cioè, se riesco a visualizzare, a misurare la velocità della luce diversa da C, vuol dire che sono in moto. Quindi, se prendo le equazioni di Maxwell così come sono, se prendo la relatività galileiana così com'è, allora se in un sistema di riferimento misuro una velocità della luce diversa da C, so che sono in moto, senza riferirmi a nient'altro. Non serve che guardo
fuori dalla finestra. Se chiudiamo tutte le finestre nel nostro sistema di laboratorio, in questa stanza, misurassimo la velocità della luce, e lo possiamo fare, ci esistono le tecniche per farlo, e troviamo un valore diverso da C, vuol dire che ho trovato un sistema per stabilire se sono in moto oppure no. E quindi ho una linea di principio, uno strumento per stabilire se il mio moto, tra virgolette, è assoluto, cioè indipendente da qualsiasi altra cosa. Ecco perché le due cose non vanno d'accordo, perché questo fatto è negato dal principio di relatività galileiano, cioè non posso assolutamente stabilire in qualsiasi modo se sono in moto oppure se non lo sono in assoluto, cioè lo posso stabilire ma relativamente a qualcos'altro. Qualsiasi esperimento, dice Galileo, posso fare in questa stanza, qualsiasi esperimento, non mi dirà mai se mi muovo o no. E invece le equazioni di Maxwell mi permettono di fare questo. È chiaro l'idea? Come si risolve il problema? Si chiede alla natura. Si fa un esperimento. Cioè, è vero che io riesco a misurare la mia velocità in assoluto? Cioè riesco a stabilire se, chiudendo tutte le finestre, eccetera, lavorando solo, per esempio, sulle equazioni, sulle onde elettromagnetiche, in un sistema di riferimento, stabilisco se sono in moto o no? Bisogna andare a misurare. Questo è stato uno degli esperimenti più eseguiti nella storia della scienza. Viene ripetuto continuamente. Ed è opera di due fisici americani, Myerson e Morley. Uno addirittura, Morley, voleva fare il predicatore, voleva fare il prete, ma andava molto bene nella sua corso di studi, solo l'unica cosa che non riusciva a fare erano le prediche. Conosceva tutta la religione, tutta la teologia, eccetera, quindi ha dovuto cambiare mestiere, trovato impiego presso un laboratorio di chimica, in realtà inizialmente, poi passato a fisica, ed era un abilissimo sperimentatore. Poi ha incontrato Michelson e insieme hanno architettato questo tipo di esperimento. Noi non lo vedremo in dettaglio, vedremo solo il principio base. Okay? Hanno costruito questo strumento che si chiama interferometro. Questo qua sopra, lo vedete proprio, questo è la sua, il disegno originale. C'è un enorme blocco di cemento, credo che sia, per evitare, per dare più inerzia, per dare più stabilità, e sopra c'è un interferometro, cioè un fascio di luce che viene diviso in due parti. Le due parti del fascio gli si fanno fare due percorsi diversi e poi si rimettono insieme i due fasci e si vede se i due fasci di luce sono in fase oppure no. Dalla differenza delle fasi uno riesce a ricostruire i diversi tempi di percorrenza dei cammini ottici dei due fasci, e quindi, tanto che la distanza, in termini di distanza è la stessa, si misura la velocità dell'uno rispetto all'altro dei due fasci di luce. Noi ne vediamo un'analogia meccanica molto più semplice. Okay, immaginate di dover misurare la velocità dell'acqua in un fiume e di avere a disposizione una barca a motore, della quale conoscete, perché sapete come fate il suo motore, qual è la sua velocità rispetto all'acqua ferma. Immaginate, vediamo qui in più in dettaglio, ecco, che questa fascia azzurra rappresenta il nostro fiume. Il fiume scorre verso destra con velocità V, ok? E noi sappiamo che C è la velocità della barca rispetto all'acqua. Quindi se l'acqua fosse ferma e io andassi prima da A a B, quindi perpendicolarmente alla corrente, e poi da A a C, impiegherei lo stesso tempo. Perché in termini di A, se l'acqua è ferma, che mi sposto di qua o che mi sposto di là, il tempo di percorrenza è esattamente identico.
Se invece l'acqua è in moto, le due cose sono diverse. Immaginiamo per prima cosa di fare il percorso parallelamente alla corrente, quindi AC e CA. Se vado verso C e quindi seguo il verso della corrente, allora la velocità complessiva della barca rispetto alla riva, trasformazioni di Galileo, sarà la somma di C più V. Quindi il tempo di percorrenza per andare da A a C sarà distanza AC, chiamiamola L, diviso la velocità totale, che è C più V. Ditemi se qualcosa vi sfugge, perché questo passaggio è cruciale. Ok? Dopodiché devo tornare indietro. Da C torno in A. Però mentre torno indietro, la velocità adesso è ridotta, perché la velocità della corrente e della barchetta sono opposte. Quindi la velocità complessiva sarà C meno V. Quindi tornando indietro la barca è più lenta. Ok? Quindi il tempo di percorrenza è la lunghezza del percorso AC diviso la differenza C meno V. Quindi il tempo di andata e ritorno è la somma dei due. La lunghezza AC diviso prima C più V e poi C meno V. Se li metto insieme con un minimo di algebra, il denominatore comune di questa frazione è C meno B, c'è per C più V, che è un prodotto notevole, poi sommo i due numeratori e ottengo che il tempo di percorrenza andata e ritorno è 2 volte L per C diviso C quadro meno V quadro. O se preferite, il tempo di percorrenza parallelamente alla corrente è 2L su C fratto 1 meno V su C alla seconda. Questo è il tempo di percorrenza se mi muovo parallelamente alla corrente, cioè prima nel verso della corrente e poi nel verso opposto. Ok? Tutto chiaro? Se invece mi muovo perpendicolarmente alla corrente, è chiaro che se ho una velocità che va della corrente verso destra, non posso puntare direttamente su B. Perché se punto direttamente la barca su V mi muovo verso destra, quindi non arrivo in B, arrivo più a valle. Devo puntare la mia barca verso sinistra. Di quanto? Beh, la velocità complessiva sarà tale che la rotazione, l'angolo di inclinazione della velocità della barca rispetto all'acqua, compensa la velocità di trascinamento della corrente. Per cui la velocità totale della nostra barca rispetto a riva, cioè il sistema di riferimento della riva, sarà il teorema di Pitagora, C quadro, velocità della barca rispetto all'acqua, meno V la seconda, velocità della corrente rispetto a riva. Questa è la velocità con cui la barca si muove nel sistema di riferimento di chi sta fermo in A. Ok? Di conseguenza, quindi mentre la barca va in avanti, in realtà si sposta verso sinistra, ma la corrente la trascina a valle, per cui tecnicamente rispetto a riva io la vedo muoversi con questo vettore giallo U, che è la combinazione di C, che è questo rosso, e V, che è questo azzurro, che non vedete perché sullo sfondo è azzurro. E questa è l'intensità del vettore con velocità complessiva. Di conseguenza, il tempo per andare da A a B è dato dalla lunghezza di AB, che è sempre L, ma stavolta è diviso U, cioè diviso la velocità della barca rispetto a riva. Quindi sarà L fratto radice quadrata di C quadro meno V quadro. Il tempo di ritorno è identico, perché il problema si pone esattamente nello stesso modo. Non cambia nulla. Anche qui devo puntare la barca più a monte, se voglio arrivare in A da B. Quindi il tempo totale sarà il doppio del tempo dell'andata, quindi 2 volte L diviso C, radice di C quadro meno V quadro. E come vedete ha un'espressione diversa dal tempo che io impiego con la barca per andare lungo la corrente. Dal confronto dei due, o meglio, rielaborando un attimo il tempo di attraversamento perpendicolarmente alla corrente, ho che il tempo di attraversamento del fiume perpendicolarmente alla corrente posso scriverlo come 2L fratto C diviso la radice quadrata di 1 meno V su C alla seconda.
Ora, se confrontiamo i due tempi, è facile rendersi conto che L, per esempio, sparisce. Non è più importante la lunghezza del percorso. Basta che sia la stessa, sia lungo la corrente che perpendicolarmente alla corrente. I due tempi, il tempo di percorrenza perpendicolarmente alla corrente e lungo la corrente, hanno un rapporto di radice di 1 meno b quadro su c quadro, che è un numero più piccolo di 1, perché ovviamente la velocità del fiume deve essere più piccola di quella della barca, se no non riuscirò mai ad arrivare alla parte opposta. E quindi se confronto i due tempi, posso ottenere una misura di v piccolo. Cioè posso sapere, invertendo questa relazione, quale, qui vedete che questa è più piccola di 1, quindi perpendicolarmente alla corrente ho un tempo di percorrenza più piccolo di quello lungo la corrente. Se le inverto, misuro il rapporto dei tempi, cioè prendo la mia barca, faccio la traversata perpendicolarmente alla corrente, quella lungo la corrente, misuro i tempi, ne faccio il rapporto e da rapporto dei tempi, t perpendicolare fratto t parallelo, misuro, se so la velocità della barca rispetto all'acqua, misuro la velocità della corrente dell'acqua. Questa è la tecnica base usata da Michelson e Morley. Invece di avere la barca, loro avevano la luce. Le equazioni di Maxwell ci dicono qual è la velocità della nostra barchetta, quindi della luce, nel sistema di riferimento dove valgono le equazioni di Maxwell. Se io prendo un fascio di luce e lo divido in due parti e misuro la velocità di percorrenza dei due tratti, ne faccio il rapporto, quindi considero le due fasi dei due fasci di luce, okay? Dalla differenza dei tempi di percorrenza riesco a stabilire qual è la velocità del mio sistema di riferimento rispetto a quello in cui valgono le equazioni di Maxwell, la famosa V piccolo. Qui c'è un'altra animazione dello stesso punto. Qui avete due nuotatori che partono dalla stessa pedana, uno va nel verso della corrente e uno nell'altro verso. Se la corrente è ferma, vanno e tornano nello stesso tempo. Se invece c'è moto dell'acqua rispetto alla pedana, vediamo se parte, ecco, chi va perpendicolarmente alla corrente arriva prima, perché il tempo di percorrenza è più piccolo, l'altro arriva dopo. Se confronto i due tempi, ho modo di stabilire quanto velocemente si sposta qual è la corrente, la velocità della corrente dell'acqua rispetto al sistema di riferimento. Eccoli qui. Qui la corrente si muove orizzontalmente, ovviamente. Ok? Questo esperimento è stato svolto moltissime volte tra il 1881 e il 1887 con un dispositivo che avete visto prima in figura, l'interferometro, dove l'equivalente del nostro L era di circa 11 metri e stante la velocità della luce, okay, l'interferometro avrebbe rilevato una velocità rispetto al sistema di riferimento dell'equazione di Maxwell dell'ordine di 10 alla meno 6. Questa sensibilità era sufficiente? Beh, tecnicamente sì, perché se ci riflettete un secondo, immaginate che esista questo sistema di riferimento nel quale la velocità della luce è C. Qua non ho una lavagna, ahimè. Ma la Terra non può essere sempre in piedi rispetto a questo sistema di riferimento, perché la Terra ruota attorno al Sole. Quindi se, ipotesi, in questo istante siamo in piedi rispetto al sistema di riferimento di Maxwell, tra 6 mesi non lo siamo più, perché siamo dal lato opposto dell'orbita e ci muoviamo nella velocità opposta col doppio di quella con cui ci muoviamo adesso. Quindi se lo ripeto tante volte nel corso dell'anno e ruotando magari il dispositivo, mettendolo ad angoli diversi, qualcosa devo trovare, perché la velocità della Terra, del sistema di riferimento della Terra, cambia nel tempo. Quindi qualcosa deve venire fuori. Ok?
E la velocità della luce del sistema della Terra rispetto a quella della luce è di circa 10 alla meno 4, quindi 100 volte più grande del limite rilevabile dallo strumento. Quindi qualcosa dovevo trovare. Lo strumento era perfettamente in grado di rilevare quelle velocità. Eccolo qui, vedete, qui c'è il fascio di luce che viene prodotto, viene diviso in due parti. Una probabilmente era parallela a quella della velocità di trascinamento, l'altra perpendicolare. Confrontando le due avrei trovato la differenza nei tempi di percorrenza. Il risultato dell'esperimento? Niente. Questo niente ha lottato il Nobel nel 1907 a queste due persone. Quindi, cosa difficile da immaginare, anche quando faccio un esperimento e non trovo niente, non è detto che sia un risultato negativo. Trovare zero, trovare niente, può fruttarmi un premio Nobel. I due tempi di percorrenza risultano identici in tutti gli esperimenti fatti, allora come adesso. Quindi, la velocità del sistema di riferimento della Terra, cioè quello dove è stato fatto l'esperimento, rispetto al sistema di riferimento dove funzionano le equazioni di Maxwell, è nulla sempre, dovunque e comunque. E questo è un enorme paradosso. Perché? Perché non sono in grado di rilevare la velocità, la mia velocità rispetto al sistema di riferimento dove valgono le equazioni di Maxwell, che prende il nome storico recuperato da Aristotele dell'etere. Sistema di riferimento nel quale la luce a velocità c prende il nome di eta. Perché non riesco a misurare quella velocità lì? Per circa una trentina d'anni le migliori menti al mondo si sono arrovellate per dare una spiegazione di questo. Sono state inventate le cose più strane, più incredibili. E non c'è, come la storia della scienza mostra, non c'è niente di più difficile che trovare le caratteristiche di qualcosa che non esiste. Se esistesse questo sistema di riferimento, questo mezzo, qual è il punto di vista? Siccome la fisica classica ha durato per 300 anni, non si poteva toccarla. Le persone, tutti, sono molto restie ai grossi cambiamenti. Quindi l'idea era salvare la relatività galileiana. Ma se è così, vuol dire che esiste un mezzo che, tra virgolette, trasmette le onde elettromagnetiche, l'etere appunto, che però doveva essere un solido. Perché? Perché le onde elettromagnetiche sono onde trasversali. E quindi le onde trasversali si propagano solo nei solidi. Se io vado in acqua, okay, e do, agito l'acqua, produco onde longitudinali. Le onde acustiche per mezzo delle quali voi mi sentite sono onde longitudinali, cioè dove ciò che oscilla, oscilla lungo la stessa direzione di propagazione dell'onda. Le onde trasversali avvengono solo se sono in presenza di un solido. Quindi l'etere, se esiste questa sostanza che trasmette le onde elettromagnetiche, deve essere un solido. E anche molto rigido, perché altrimenti la velocità sarebbe più bassa, più piccola. Ma non può essere un solido. Perché? Perché se lo fosse, come fa la Terra ad attraversare questo solido girando attorno al Sole senza mai essere frenata? È impossibile. Non può essere un solido. E non può essere un solido sicuramente così rigido. E così via. Cioè c'è tutta una serie di idee contraddette immediatamente dopo da cose inconciliabili. L'idea buona viene a un oscuro personaggio che lavorava, è stato bocciato la prima volta che ha fatto l'esame di maturità. I suoi genitori, mentre lui era ancora al liceo, hanno lasciato la Germania per trasferirsi in Italia perché in Germania, non era,
avevo un'impresa di impianti elettrici e non trovavano lavoro, invece l'Italia era più indietro con lo sviluppo della tecnologia elettrica, e andiamo in Italia, impiantiamo un'industria lì e andiamo bene. E sono venuti prima a Milano e poi a Pavia. E lasciarono Albert Einstein a Monaco per completare il liceo. Lui dopo 2 mesi è scappato, ha piantato la scuola e li ha raggiunti in Italia. E quello è stato il periodo, secondo lui, più importante di tutta la sua vita. Perché? Ah, perché riusciva ad andare a seguire le lezioni all'Università di Pavia senza avere obblighi di fare esami, di studiare o di prepararsi. Sì, era, cioè, faceva l'autodidatta. Il suo insegnante di matematica di Monaco gli aveva detto che lui aveva un carattere tale che avrebbe potuto fare questo, avrebbe potuto prepararsi da solo. E quando Albert Einstein va a Pavia, incontra il padre e gli dice due notizie ferali. Prima notizia: non voglio più essere tedesco. Fa domanda di essere apolide per evitare il servizio militare. Seconda cosa: non voglio più andare a scuola. Mi arrangio io, mi faccio da solo. Ok? Allora cosa fa? Beh, l'unico posto in Europa dove accettavano persone all'università senza un diploma di liceo era la Svizzera. Quindi va al Politecnico a Zurigo, fa l'esame di ammissione e viene bocciato. Viene bocciato e l'insegnante, che però intuisce le sue capacità, dice: guarda, perché non ti iscrivi a un liceo svizzero? Fai l'ultimo anno e poi ti presenti all'università. E così ha fatto, e quella volta gli andò bene. Fa l'università, ma non segue mai le lezioni. Fa sempre il laboratorio, spende il suo tempo in laboratorio a fare esperimenti. Si fa dare gli appunti dai suoi compagni di corso. Attenzione, stranamente, se vigessero i criteri attuali, quel corso oggi non esisterebbe perché aveva 5 studenti. Uno di questi cinque è la sua futura moglie, Mileva Maric, la quale non viene mai accettata dalla famiglia perché è ebrea e perché ha un lieve difetto al piede, per cui tossica. Riuscirà a sposare Mileva solo dopo la morte del padre, perché il padre non ha mai dato il consenso. Nonostante questo, l'opinione dei suoi insegnanti, uno in particolare, Weber, gli dice: Einstein, lei è un ottimo studente, ha solo un grande difetto, non si lascia insegnare niente. Si laurea, ma proprio per questo motivo, diversamente da quello che si faceva originariamente, l'università non gli dà nessun posto, non gli trova un lavoro, perché non si fidano di lui, è troppo polemico, è troppo indipendente. Fa qualche mese di supplenze, e poi grazie all'aiuto di un suo amico di università, Marcel Grossman, che diventerà un importante matematico, trova lavoro presso un ufficio brevetti, dove fa un lavoro noiosissimo, che però gli lascia tempo di studiare e di continuare la sua passione. Non conosce l'inglese, attenzione, quindi legge solo quello che i suoi amici gli portano dalla biblioteca dell'università, scritto in tedesco. E in questo contesto riesce a vedere le cose da un punto di vista totalmente diverso da quello che della maggioranza dei studiosi dell'epoca, e fa il passo che porta alla teoria della relatività ristretta. Cioè dice: se non si riesce a trovare il sistema di riferimento dove la luce e la velocità c, vuol dire che quello non esiste, semplicemente non c'è. Se non lo trovo, vuol dire che non c'è. E quindi rifonda non l'elettromagnetismo, che lo ottiene così com'è, ma la relatività. E prende per buono il principio di Galilei, cioè le leggi della fisica devono essere le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ma aggiunge un altro principio, che afferma che esiste un ente, che è la luce, la cui velocità è una costante universale.
cioè è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Quindi non ha senso, è ovvio che Michelson e Morley trovavano la velocità della luce del sistema di riferimento è zero, perché la velocità della luce è la stessa dappertutto. Quindi, se volete, prendere dall'attività galileiana in blocco, non fa altro che aggiungerci questa frase. La velocità della luce è invariante, cioè la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Questa apparente piccola mossa cambia tutto. Perché? Beh, la velocità che cos'è? La velocità è spazio diviso tempo. Ma se c'è un oggetto che ha una velocità invariante, lo spazio e il tempo di prima non possono più essere quelli di adesso. E questo comporta un modo di vedere lo spazio e il tempo completamente diverso. Non solo, ma spazio e tempo, quindi velocità, sono anche energia, energia cinetica e via dicendo. L'energia coinvolge la massa. Quindi non solo spazio e tempo cambiano, ma anche la massa e l'energia. Quindi cambiano tutti i concetti fondamentali, tutte le categorie principali della nostra visione dell'universo, del mondo, dell'esistenza. E una delle importanze dello studiare l'attività è proprio questo. Che cosa succede quando ho una teoria che funziona fino a un certo punto? Avete visto che funziona bene perché abbiamo fatto l'esperimento insieme la volta scorsa. L'accelerazione di un sistema di riferimento inerziale in un altro sono le stesse. Basta che il sistema di riferimento sia inerziale, cioè si muovono in modo relativamente uniforme. E uso la composizione di velocità di Galileo, quindi le trasformazioni di Galileo. Va bene. Ma se trovo un contesto, un fenomeno, un processo che mi dice, attenzione, qui hai qualcosa che non va, non funziona, devo tornare indietro e ampliare i concetti che sto trattando in modo tale da capire perché a quel punto lì sbatto in alto sul muro. L'esperimento di Michelson Morley è inspiegabile in meccanica classica. Se mi limito a considerare lo spazio e il tempo come lo considerano Newton e Galileo, di lì non ne verrò mai fuori. Devo cambiare teoria, non perché quella vecchia sia sbagliata, attenzione, la meccanica classica è ancora usata, usatissima, ma ci sono circostanze, in questo caso la circostanza è velocità molto alte, in cui effetti che prima erano trascurabili, come nel caso del moto del nostro trenino e del carrello, diventano invece importanti. E quindi se voglio capire quello che succede, devo allargare i miei orizzonti. Devo pensare in modo diverso. Quanto tempo abbiamo? Benissimo. E quindi devo ripensare tutto, devo ricostruire a partire da quello che la natura mi dice. La natura mi dice: guarda, c'è la velocità della luce che è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Apro un'altra parentesi. Già per capire questo ci è voluta una mente diversa da tutte le menti che c'erano a quell'epoca. Un possibile candidato ad arrivare allo stesso risultato era Henri Poincaré, che negli stessi anni aveva intuito qualcosa del genere, ma non aveva avuto il coraggio di svilupparlo. Einstein, probabilmente proprio perché era fuori dai circuiti universitari della mainstream, delle cose principali, riusciva a pensare con la sua testa. E come ogni volta succede, ogni volta che uno solo pensa con la sua testa, tutta l'umanità fa un passo avanti. Basti pensare senza essere condizionati, è molto. E aggiungere l'invarianza della luce cambia tutta la struttura dello spazio-tempo, come vedremo a breve. Però stiamo parlando solo dei sistemi inerziali. E gli altri?
Esiste un sistema di riferimento anche non inerziale. Qui faccio un enorme passo perché arrivo alla fine della teoria dell'attività, come vedremo. La teoria dell'attività vede la luce nel 1905, quando Einstein pubblica 5 articoli su 3 argomenti, tutti e 3 da premio Nobel. Attenzione, la relatività non gli ha mai fruttato premi, perché era talmente radicale, profonda e diversa che non la capiva nessuno. Ha avuto il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico, che fonda la teoria quantistica. E l'altro argomento su cui ha pubblicato quegli articoli era la teoria atomica, l'interpretazione del moto browniano, che è stata verificata sperimentalmente l'anno dopo, 1906, da Jean-Baptiste Perrin, e da lì in poi nessuno ha più avuto dubbi sull'esistenza degli atomi. Fino a quell'esperimento, a quel lavoro, perché diceva sì, ma si può fare anche meno degli atomi, si può pensare tutto in termini di energia e via dicendo. Da lì in poi il capitolo atomi è stato chiuso. Quindi 3 premi Nobel possibili. E attenzione, paradossalmente, qualche anno prima, nel dicembre del 1900, all'Accademia delle Scienze in Inghilterra, a Londra, il decano dell'Accademia, che era Lord Kelvin, quello della temperatura Kelvin, introdusse la riunione dicendo: beh, la fisica è a posto, abbiamo finito, abbiamo capito tutto, ci sono solo alcune cose piccole da sistemare. Una di queste cose piccole era l'effetto fotoelettrico, il moto browniano, e dopo, qualche anno dopo, Einstein avrebbe da fuori dall'università, avrebbe rivoluzionato completamente il modo di vedere l'universo. Quindi mai dire abbiamo finito tutto, perché la sorpresa è dietro l'angolo. Per oggi mi fermo qua.